No, che non è troppo tardi, ci deve essere ancora il modo, la possibilità, ma come, quale? Aspetta, aspetta, vediamo un po', pensiamo un pochino con calma, dunque vediamo. Lei è là da lui, ora stanno parlando insieme, tra poco prenderanno il tè, e poi... Lei non si rende conto della sciocchezza che sta per commettere, bisognerebbe farglielo capire, bisognerebbe trovare il modo, basterebbe... Sì, ecco, vieni, l'elenco del telefono. Perché? Che vuoi fare? Vedrai. Aspetta. Ecco qua. Papo. Telefoni alla polizia. Li fai sorprendere. No. Bravo, buona idea. No, ecco qui. 21, 54. Ecco. Ma a chi telefoni? A lui. A lui? Già, a lui. Pronto? Scusi, è la casa del signor Poliani? Ah, ecco, buongiorno, io sono Reani, Carlo Reani. Suo marito? Pronto? Non risponde più nessuno, non sarà mica svenuto dalla paura, no? Risponda, risponda. Pronto? Ah, ecco, finalmente. Già, sì, forse un'interruzione, sì. Sento, per cortesia, potrebbe chiamarmi un momento mia moglie al telefono? Sua moglie? Sì, mia moglie, sì. Ma lei si sbaglia? No, non mi sbaglio. So benissimo che si trova lì da lei. Vuol pregarla di venire al telefono, dovrei dirle soltanto una cosa. Vuole parlare con lei? No, no, non ci sono, non ci sono. Adesso lei gli dice di dire che non c'è, lui invece vuole che parli, lei insisterà. Allora cosa fa? Viene o non viene? La prego, risponda. Pronto? Oh, eccoti, pronto. Scusa, cara, se ti ho disturbato. Senti, ti volevo chiedere, dove hai messo i miei gemelli? I tuoi gemelli? Sì, sì, quelli di platino, sai i gemelli di platino? Non riesco a trovarli, appunto volevo sapere dove me li hai messi. Ah, ho capito. Nel primo cassetto a sinistra. Ah, ecco. Grazie, eh. Scusa tanto. Ciao. Ciao. E adesso tradiscimi. Se sei capace. L'hai trovato? No, no, non ancora. Come hai detto che è intitolato? Le foglie morte. No, allora non è questo. Ma a cosa ti serve questo rischio? Niente, era un'idea, ma lascia, cerco io. Tu piuttosto vada a Francesco e di che prepari un tè. No, grazie, ma non ti disturbare, ti ringrazio. Ma no, ma non è per te, è per Renata. Ah, è per Renata? Certo, non ho avuto il tempo di prenderlo da lui e allora glielo offro io, no? Via Francesco che faccia tutto con la massima cura, anche i biscottini, i sandwich, il tè. D'accordo. E che faccia un salto anche alla pasticceria qui di fronte a prendere dei marron glacé. Anche i marron glacé? Beh, certo, quelli ci vogliono per addolcire l'amarezza della delusione. Vai, spicciati. È quello che cercavi? Sì, è questo. È il suo disco preferito. Voglio che quando ritorni qui ritrovi la stessa atmosfera romantica che ha lasciato in via Mercalli. Accidenti, sei crudele. Beh, adesso mi diverto io. Prima si è divertita lei quando mentiva e adesso tocca a me. Voglio proprio godermela la scenetta del suo ritorno. Perché sei sicuro che adesso tornerà a casa? Per forza, che cosa vuoi che faccia? Che resti ancora là dopo la mia telefonata? Ma pensa come saranno rimasti quei due. Pallidi, esterefatti, paralizzati dalla paura, dal ridicolo, ecco, soprattutto dal ridicolo, perché questa è la mia rivincita. È come se io fossi là, in mezzo a loro. Immagino Renata è già per la strada, affannata, trepidante, che non vede l'ora di tornare a casa
per parlarmi, per spiegarmi. Naturalmente cercherà di giustificarsi. Certo, anzi mi pare di sentirla. Ma cosa credi, caro? Ma che cosa pensi? Ma non penserai mica che fra me e lui ci sia stato qualcosa, no? E tu cosa le dirai? Ah, niente, io la accoglierò con la massima cortesia e le offrirò il tè. E farai finta di crederle? Beh, no, questo no. Ma voglio che sappia che di quello che ha fatto, anzi di quello che stava per fare, a me non importa assolutamente niente. Ma come non importa niente, scusa? Se poco fa mi hai detto che soffrivi da morirne. Beh sì, è vero, ne soffrivo, sì, ma lei non lo sa. Anzi, lei non lo deve sapere. Mio caro, guai a far capire a una donna che l'ami. Le donne non si tengono con l'amore, ma con la paura di non essere amate. È vero, hai ragione. Pensa, dove hai messo i miei gemelli? Ma non potevo trovare, non potevo farle un affronto peggiore, perché pensa come sarà rimasta umiliata lei, ferita. Ma come mi ha telefonato per questo? Ma allora si vede che non gli importa niente di me. Allora io per lui non sono proprio niente. E sarà anche offesa. Eh sì, perché le donne pretendono la gelosia, sai, ti tradiscono ma vogliono che tu sia geloso. E io invece questa soddisfazione non gliela do. Sei stata da lui? Sei stata sul punto di tradirmi? Tanto piacere, io me ne infischio. Bravo, bravo, falla crepare di rabbia, c'ho gusto. Ma come, che c'entri tu con Renata? Ma perché, scusa, che... No, non è per Renata, no, dicevo così per solidarietà. Ah, ecco, vedi Filippo, sei anche tu qualche volta con Valeria? No, per carità, no. Non parlare di me. Io non ho la tua abilità, la tua furberia. Tu le conosci, le donne, tu le capisci. Sì, devo dire di sì, sì. Ma non sono difficili da capire, sai. Sembrano così complicate, ma in fondo sono così semplici, così elementari. Sono delle graziose marionette che tu puoi manovrare come vuoi. Basta che a condurre i fili sia la ragione, non il cuore, eh? Sì, ma adesso vattene, Filippo, perché tra poco verrà Renata e non voglio che ti trovi qui. Sì, sì, me ne vado, ma non mi ricordo più dove ho appoggiato la busta che mi hai dato per l'avvocato. Ah, beh, cercala, sbrigati, non lo so. Sì, chissà dove l'ho appoggiato. Ah, sì, adesso mi ricordo. Metti sul tavolino. Ah, eccola. È già arrivata, vedi? Sì. Sta scendendo adesso dal taxi. È già qui? È lei, sì, è qui. Vai adesso, vai, non voglio che ti veda, vai. D'accordo. Un saluto, ciao. Ciao. Ah, no, aspetta, non passare di lì, perché vi potreste incontrare, meglio di no. Vai nel mio studio e rimani lì senza muoverti finché non te lo dico io, eh? Vai. Sì, ma dopo, dopo mi racconti tutto. Va bene, dopo ti dirò. Vai, mi raccomando, non farti vedere. Oh, ciao, non ti avevo sentito entrare. Ti riesce? Beh, non so. Poco fa mi è riuscito, adesso non so. Sfido che ti riesce, tu bari. Baro? Eh sì, il fante non puoi metterlo qui. Manca la donna. Ah, già, che manca la donna, sì. Ha telefonato nessuno per me? Eh? No, nessuno. Bene, vado a cambiarmi. Senti, cosa ha detto poi il medico? Come sta Isabella? Ah, ma io non sono stata con Isabella. Non era vero che dovevo accompagnarla dal medico. Ah, non era vero. Ma tu lo sai, mi hai telefonato. Ah, già, è vero che ti ho telefonato. A proposito, li hai trovati poi i tuoi gemelli? I gemelli? Sì, li ho trovati. Adesso ti preparerò un cartellino con l'indicazione di tutta la tua roba. Ma così se ti serve qualche cosa non hai bisogno di telefonarmi. Ciao. Ciao. Thank you.
Cosa c'è? Che vuoi tu? Cos'è? Il tè, signore. Ma che te? Ma lascia stare il tè, portalo io a te. Sì, signore. No, aspetta un momentino. Aspetta, vai dalla signora, chiedile se vuol scendere a prendere una tazza di tè. Bene, signore. Sì. Signora, lo ringrazia, ma il tè dice che l'ha già preso. L'ha già preso? Sì, signore. Ah. Scusi, signore, cosa devo farne? Di che cosa? Del tè, signore. Ma portalo via questo tè, basta, ma mi hai seccato con questo maledettissimo tè, portalo via. Aspetta, hanno suonato. Chi è la signora? No, è la porta, signore. Ah, è la porta. Beh, vabbè, ho capito, allora se la porta va ad aprire, cosa fai? Buonasera, signora. Buonasera, Francesco. La signora è tornata? Sì, è di sopra. Grazie. Oh, buonasera. Ah, è lei. Buonasera. Renata è di sopra? Sì, è di sopra, Renata. Perché? Che cosa vuole da Renata? Ah, io niente. È lei che mi ha telefonato. Ah, sì? Le ha telefonato per dirle che cosa? Ah, non lo so. E come non lo sa? Se le ha telefonato le avrà detto anche la ragione, no? No, no, non mi ha detto niente. Ah, non le ha detto niente? No, ma ha solo detto di venire qui subito. Ah, ecco, ho capito. E allora vada, vada. Sì, sì. Vada. Anche lei con i suoi mali. I miei mali? Ma perché lei sa? Certo che so, si capisce che so. Ma cosa crede, che io sia uno stupido, forse? Per carità, sono cavaliere. Ma vada, vada. Duchessa, vada. Renata. Sì. E allora? Cosa? Sei solo? Sì, certo, sono solo. E dov'è? Su, in camera sua. Come è andata? Oh, è andata come doveva andare. Raccontami, che ti ha detto? Te lo puoi immaginare. Proprio come avevi preveduto? Eh sì, presso a poco. Furibonda, vero? Si capisce. E tu? Freddo, calmo, impassibile. Beh, naturalmente. Gli hai fatto capire che non te ne importava niente? Ecco, appunto, sì. Chissà com'è rimasta male. Eh beh, certo che è rimasta male. E adesso cosa fa? Piange? Non lo so, non credo, no. Senti, non potevi davvero trovare una vendetta più crudele, una punizione più raffinata? Ma pensa al suo stato d'animo, aspettarsi una scenata furibonda, con accuse, rimproveri, mortificazioni, e invece, niente. Un'accoglienza normale, galante. Ma si può pensare a una soluzione più buffa, più ridicola? Raccontami, cosa ti ha detto appena entrata? Io voglio sapere tutto. Ma cosa vuoi sapere tu? Ma che cosa vuoi sapere? E perché poi, con quale diritto? Questo che vorrei sapere, sta a vedere che adesso devo rendere conto a te di quello che succede fra me e mia moglie. Ma che diamine, ma poi cosa c'entri tu? Questo vorrei sapere, cosa c'entri tu? No, scusa. Ma che scusa è scusa? Ma ti chiedo io quello che fai con tua moglie? No, e allora? Cosa c'entra ficcare il naso nelle cose che non ti riguardano? Dico, ma un pochino di discrezione, no? Un pochino di riguardo. Io non capisco perché ti arrabbi. Ma non mi arrabbio io, non mi arrabbio affatto, sono calmissimo. Soltanto che mi irrita questa tua curiosità. E lei che cosa vuole? Scusi se la disturbo, ma avrei bisogno di telefonare un momento. Va bene, allora vado a telefonare. Grazie. Tante grazie. Prego. Non è per me, sa, è per Renata. Vabbè, telefoni per Renata allora. Cosa aspetta, cosa fa? Perché non telefona? Non ho il numero. Ah, vuole che glielo dica io il numero? No, volevo solo l'elenco degli abbonati. Beh, ma sei lì l'elenco degli abbonati? Dov'è? È lì, ce l'hai in mano, sotto gli occhi, quello. Sì, scusi, grazie. Poveretta, non ci vede. E io cosa ci posso fare? Vuole che l'aiuti io? Oh, tante grazie, mi sono dimenticata gli occhiali di sopra, nella borsetta. Il nome? Rossi. Ecco qua, Rossi. 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 Ci sono quattro pagine di Rossi.
Ah, Rossi Adele, modista. Rossi Adele, vediamo, Rossi. Adele. Ah, ecco qua. Rossi Adele, modista, via Santa Tecla. Sì, proprio lei. 650525. Quante grazie. Immagino. Alt, cosa fai? Dove vai tu? La signora mi ha chiamato. Ah, ti ha chiamato la signora? Sì, signore. Va bene, vai pure allora, vai. Pronto? C'è la signora Adele? Ah, è lei. Senta, io telefono per incarico della signora Reani. Mi ha detto di non mandarle quel cappello che aveva scelto. Sì, quello, sì. No, ha cambiato idea. Ha detto che passerà da lei domani... Sì, grazie. Buonasera. Tante grazie. Prego. Un momento, duchessa. Che cos'è che state complottando voi due, eh? Noi? Sì, lei e Renata. Che cos'è? C'è qualche nuovo scherzo in vista? Qualche nuova visita dal medico, forse? Non capisco. No, come lei capisce benissimo. Non faccia tanto l'ingenuo, io le giuro, cavaliere, che non so proprio niente. Ah, lei non sa niente. Lei non sa mai niente, vero? So. Vada. Non sa mai niente, lei. Se lo sapessero i suoi illustri antenati. Oh. Povera donna, l'hai trattata troppo male. Bravo, difendila, sì. Cosa dovrei fare, secondo te, dopo quello che fai? Ringraziarla per quello che ha fatto? No, dico questo, ma non devi mostrarti così irritato e nervoso. Se no rovini tutto. Ma io non sono affatto nervoso, io sono calmissimo. No, caro, scusa, tu sei un po' nervosetto. Si vede subito. Prima te la prendi con me, poi adesso con la duchessa. Invece devi continuare a mostrarti calmo e indifferente, sennò, ripeto, rovini tutto. Senti, fammi il santo piacere. Per favore, risparmiami i tuoi consigli. So io come devo fare. Anzi, vuoi farmi un favore? Perbacco, sono qui a tua disposizione. Vattene! Come? Sì, vattene. Ecco. Va bene. Scusa, non sarebbe... No, per favore, Filippo, vattene. Desidero restare solo, dico, avrò il sacrosanto diritto di stare solo, sì? Sì. E allora? Sì, me ne vado. Ecco, bravo, finalmente, va. Ciao. Filippo. Scusa, Ciao. A domani. Beh, un momento, che cosa fai tu con questa valigia? Cos'è? La signora mi ha incaricato di portarla giù e di chiamare un taxi. Ma come portarla giù? Sì, signore. Ma perché? Ma che cosa sta combinando? Che cosa? Duchessa, lei, si può sapere che cosa sta succedendo? Io non so niente. Ma come non sa niente? Ma queste sono le valigie di Renata, no? Sì, e allora cosa vuol dire? Io non so niente, non posso dire niente. Ma avrete combinato? Ossequi, signora. Senta, duchessa, stia a sentire. Buonasera. Renata? Renata! Allora, si può sapere che cosa significano queste valigie? Beh, mi pare sia abbastanza chiaro. Me ne vado. Ma come te ne vai? Dove? Ma non lo so, non ho ancora deciso. Per ora vado da Isabella, poi vedrò. E perché te ne vai? Ma dico, rispondi, allora dimmi qualcosa, però almeno il diritto di sapere, no? No, Carlo, ti prego, evitiamo le spiegazioni. Ricordati quello che mi hai detto quando ci siamo conosciuti. Se un giorno dovremo separarci, lo faremo amichevolmente, senza tragedie. Ora questo giorno è venuto. Ma perché? Ti vuoi separare da me? Sì, Carlo. Ma scusa. Ma perché ti meravigli? Non eravamo d'accordo che se nella mia vita fosse capitato un altro, ci saremmo separati. Dunque? No, veramente eravamo rimasti d'accordo. Che avrei dovuto avvertirti. Sì, io non potevo perché non ero ancora sicura. E perché adesso sei sicura? Oh, questo ormai non ha nessuna importanza. Io ho sbagliato e me ne vado. E vorresti darmi ad intendere, vorresti farmi credere che quest'altro è Dino Poliano? Oh, ma non c'è bisogno che te lo faccia credere io. Immagino che ne sarei convinto anche tu. Ma andiamo via, ma non scherziamo. Ma non mi crederai mica tanto sciocco da pensare che tu ti possa essere innamorata di quello là. Ma questo non c'entra. Tu sai che io oggi sono andata a casa sua. Va bene, lo so. Hai commesso... un'imprudenza, una leggerezza. Ma vedi, io avevo tanta fiducia in te che ti ho perfino telefonato. Già. Per sapere dove avevo messo i gemelli. Ecco, appunto. E questo ti fa capire quanto poco mi importasse il fatto che tu ti trovavi da lui. Sì, infatti. Però, se tu non mi avessi telefonato, io avrei potuto tradirti. Ma adesso non pensiamo quello che poteva essere.
Stavi per commettere un errore, una leggerezza. L'hai capito, ti sei fermata in tempo. E non l'hai commessa. Non sei contenta? No, non sono contenta. Ma perché avresti preferito commetterlo? No, non mi fraintendere. Non mi sono fermata io. M'hai fermato tu, con la tua telefonata. Già, ma io... Tu sei furbo, diabolicamente furbo. Hai calcolato con precisione il momento, hai preveduto l'effetto. Sapevi benissimo che con quella telefonata mi smascheravi, mi ridicolizzavi, mi impedivi di commetterlo, l'errore. Sì, è vero, lo so. Però l'ho fatto per salvarti. Beh, hai fatto male. Dovevi lasciare che mi salvassi da me. Avrei potuto accorgermene da sola, avrei potuto pentirmi. Ah sì, bravo, sì. Bel discorso. E se invece non ti pentivi? E se non mi pentivo, pazienza. T'avrei tradito e ci saremmo separati. Ah, cosa vuoi? Cosa c'è ancora? Se la duchessa al citofono dice che ha caricato le valigie in taxi e vuol sapere se deve aspettare. Beh, che vada al diavolo la duchessa, dire che non ci stia a seccare. No, 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 aspetta. Aspetta. Dì alla duchessa che vada pure, che la raggiungerò tra poco. Bene, signore. Dunque? Dunque che cosa? Niente, voglio sapere se sei innamorata di Pogliani. Ma Pogliani non c'entra. Anzi, per la tua tranquillità voglio dirti che anche senza la tua geniale trovata dei gemelli non sarebbe accaduto nulla. Sì, tu puoi anche non credermi, ma è la pura verità. Ma no, come no? Non ti credo dal momento che me lo dici. Allora vuol dire che ti sei accorta che non era lui la famosa pagina d'amore. Sì, infatti, non era lui. E allora, non parliamone più. Diciamo che è stata una brutta giornata, una giornata stupida, balorda. Io sono pronto a dimenticarla. Vuoi dimenticarla anche tu? Sì, dimentichiamola. Ah, bravo. Ma me ne vado lo stesso. Ma come te ne vai? Perché? Ma ci deve essere una ragione, no? Sì, sì, certo che c'è una ragione, ma tu forse non potresti capirla. Eh beh, ma dimmela almeno. Avanti, parla, qual è questa ragione? Vedi, è proprio quella famosa pagina. Cioè, che vuoi dire? È stato un grosso sbaglio, non avrei dovuto mai parlarne. Da quando ci siamo sposati non abbiamo fatto altro che pensarci, tu specialmente. Mi vigilavi continuamente. Se io mi interessavo a qualcuno, tu eri subito pronto a sviarmi, a distrarmi. Anche oggi, quella tua proposta di partire improvvisamente, ma cosa credi, che non l'abbia capita? Vabbè, dico, ammetterai che io avevo pure il diritto di difendermi, no? Sì, sì, certo, te l'ho detto, sei abilissimo. Mi hai messo nell'impossibilità di sbagliare, ma di capire se sbagliavo. Sta a vedere che adesso la colpa è mia. Che cosa avrei dovuto fare, secondo te? Tu eri da un uomo, io lo sapevo, e dovevo stare così, a casa, ad aspettare. Sì, sarebbe stato meglio. Ah, sì, aspettare e tacere, come fa Filippo, che sua moglie lo tradisce e lui se ne sta zitto. Sì, ma lui ama sua moglie. Bella soddisfazione. Ma chissà, forse è più felice di te, anche se soffre. Se è più felice ad amare che ad essere amati. Tante grazie, ma io non so che farmene di una felicità simile. Ah, lo so, e tu giudichi col tuo egoismo. Tu pensi a quello che ti spetta, a quello che ti appartiene. Tu pensi soltanto a difendere la tua proprietà e non ti accorgi che questo è il modo migliore di perdere tutto. Ma come, perdere che? Ma sì, sì, posso anche dirtelo, tanto stiamo per separarci, non avrei nessuno scopo di mentire. Vedi, quello che mi hai detto oggi, sì, quando stavo per uscire, mi ha colpito, mi ha turbato. Non so, mi è parso di sentire nella tua voce un'ansia, una commozione, quasi un senso di pena. E quelle parole io ho continuato a sentirle anche quando ero in casa di Pogliani. Sì, lui parlava, ma io non ascoltavo quello che dicevo. Io ripensavo a quello che mi avevi detto tu. E ad un tratto, come per una rivelazione improvvisa, io ho sentito e ho capito che forse la mia pagina d'amore era qui, in questa casa, vicino a te. E allora? E allora? E allora quella pagina è come se tu l'avessi strappata. Hai sciupato tutto, hai distrutto tutto. E questo io non te lo potrò mai perdonare. Ma Renata, ma se è vero quello che dici? Certo che è vero, io ci credo. Ti pare possibile che tu ed io... No, 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 ti prego, non chiedermi di restare. Ma perché no? Ma se tu mi ami, se io ti amo, no?
No, no, Carlo, non insistere, sarebbe inutile. Adesso. Allora c'è del rancore, c'è dell'odio in te. Ma no, né rancore né odio. C'è solo dell'amarezza per la felicità che non siamo riusciti a costruire insieme. Vedi, adesso possiamo lasciarci come due buoni amici. Se restassimo ancora insieme, forse finiremo davvero con l'odiarci. Ma perché vuoi che ci lasciamo così? Sì, così. Abbiamo sempre preso delle decisioni improvvise. Non ti ricordi come ci siamo sposati? Senza pensarci su. Salutiamoci, senza pensarci su. Ciao, Carlo. Ciao. Renata. Che vuoi? No, dico, questa casa, se te ne vai, che ne facciamo? Non lo so, decidi tu, come credi. Beh, non spetta solo a me decidere. A chi deve restare, a me o a te? Ti ricordi che abbiamo litigato per prenderla, ci siamo messi d'accordo soltanto perché ci siamo sposati, ma se adesso ci lasciamo, dovremo ricominciare a litigare? No, no, non è necessario. Se ti va, restaci tu. E se invece non ci tieni, ci verrò io, con Isabella. E ci metterete sulla sartoria? Sì, credo di sì. Beh, pensaci, eh. Mi farai sapere poi le tue decisioni. No, aspetta, Renata. Cosa ne dici se questa casa la lasciassimo così? Così come? Così, così com'è. Né tua, né mia, e di tutte e due. Non capisco. Beh, sì, noi ce ne andiamo, la lasciamo. Tu vai a casa di Isabella, io non lo so, andrò in albergo. E questa casa la lasciamo intatta, come se noi ci abitassimo. Come se fossimo usciti per fare solo una passeggiata. Se non ci torneremo più. Sì, lo so, ma almeno avremo ancora un piccolo legame che ci unisce. Una casa che ci aspetta. E se un giorno avremo desiderio di rivederla? Ma perché? Tu credi che... No, no, non credo niente, no. Ma chissà, possono capitare tante cose. Lasciamoci una possibilità, una speranza. Facciamo così, vuoi? Se lo desideri. Aspetta, dobbiamo lasciarla insieme. Francesco! Senti, Francesco, preparami le valigie, manderò più tardi a ritirarle. Eh? Parte anche il signore? Eh sì, anche il signore parte. E mi raccomando, durante la mia assenza, tieni in ordine la casa, annaffia i fiori e soprattutto quella piantina rossa lì. E i signori staranno via per molto tempo? Beh, non lo sappiamo ancora. Non sappiamo per quanto tempo. Grazie. Ecco, mi pare che non c'è altro. I nostri libri, lasciamo tutto così. I dischi. Ah, un momento. Le carte per il solitario.